Buongiorno e ben ritrovati. Vi propongo oggi un'insalata di riso semplice, veloce e molto saporita. Un'insalata di riso con tonno, peperoni e olive. Ho qui un peperone rosso da circa 250-300 grammi. Lo divido a metà, tolgo i filamenti bianchi interni con i semini, il picciolo e lo faccio poi a pezzetti molto piccoli. Quindi prima le listarelle. E poi a pezzettini così. Cuocerà molto in fretta. Metto i peperoni in una padella. Li condisco con un pizzico di sale. Oh no! Uno spicchio d'aglio, un rametto di rosmarino, un filo d'olio e li faccio saltare finché non saranno cotti. Ho messo sul fuoco l'acqua per il riso, ora che bolle aggiungo il sale e 180 g di riso. Io sto usando il basmati, quello che preferisco, ma va bene anche un riso per le insalate. Lo farò cuocere il tempo indicato e poi lo scolerò al dente. Ho scolato il riso e l'ho fatto raffreddare sotto un leggero getto d'acqua fredda. Aggiungo i peperoni, nel frattempo ho tolto l'aglio e il rosmarino. Aggiungo 160 g di tonno sott'olio. Di olive nere a rondelle e 150 g di pisellini che ho fatto lessare. Appena un filo d'olio e mescolo tutto. Questo lo lascerò in frigo a far riposare fino al momento di servirlo. E la nostra insalata di riso con tonno, peperoni, olive e pisellini è pronta. Per oggi è tutto, io vi saluto e noi ci vediamo presto. Ottima!